Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, siamo andati a fare la spesa per la settimana perché, visto che tutto è tornato quasi alla normalità, diciamo, anche la spesa ritorna a essere un po' più easy e andrò a fare la spesa una volta a settimana in modo da non riempirmi casa in maniera spaziale. Allora, vi faccio subito vedere quello che ho preso. Purtroppo, quando sono arrivata al verduriere era chiuso, quindi ho preso tutto quanto all'Eurospin. Lo scontrino ve lo lascio in fondo con tutti i prezzi. Ho preso delle banane. Poi ho preso tre melanzane. Due sacchetti, anzi tre sacchetti da 2 kg di pomodori e due sacchetti, penso più o meno da 2 kg di zucchine. Poi ho preso tre finocchi e una cassettina di fragole. Poi ho preso questo riso a chicco lungo, il sacco da 4-5 kg. Me lo dimentico tutte le volte. Poi gli hamburger di tacchino e quelli anche di pollo. Eccoli. Ne ho prese 4 confezioni e 4 confezioni. Poi ho preso 1, 2, 3, 4, 6 confezioni di questo petto di pollo a fette, la crema di cereali per Pia, delle albicocche, il latte per Pia, questo qui dal 12° mese, latte di crescita 3, 6 confezioni di cereali e quinoa, cottura 10 minuti e senza glutine. Ed è buona. Poi ho preso lo sciroppo alla menta, anche questo qui è senza glutine. Giada, vieni a schiacciare un po' che non mette a fuoco questo qua. Eccolo lì. E poi, vabbè, 8 confezioni di tonno naturale. 3 broccolini perché erano di nuovo a un prezzo diciamo decente. 2 confezioni da 4 di queste sovraccosce di pollo. Anche Pia mangerà sia gli hamburger che queste cose qui. Io ormai gliele faccio a pezzettini e mangio anche lei così. Poi ho preso il pane di segale al mattino per fare la colazione. Il pan bauletto integrale ne ho presi 5. E poi ho preso per Pia, che abbiamo visto che è capace a berli, questi fruttini, cioè mela, pera, mela e pera, e mela e banana fatto così, e mela e banana fatto anche così, e poi un po' di fruttini. E niente, adesso metto a posto questa roba e vi faccio vedere l'altra. Poi ho preso come pesce questi tranci di salmone, questi qui, 1,11 € più o meno, costavano tutti così, 1,20 euro, 1,47 euro, ne ho presi 8. Poi ho trovato questi cereali diversi che non avevo mai visto. Ho trovato il grano saraceno decorticato, il bulgur, i semi di quinoa da soli, una zuppa mista di cereali, ma noi la faremo in modo diverso, e del miglio decorticato. Sono proprio curiosa perché non li avevo mai visti, non li ho mai provati questi cereali così. Poi, come pesce, ho preso le seppioline, il merluzzo e gli anelli di totano, sono al contrario. Poi ho preso ancora un filone di farina integrale, degli spinaci e delle erbette, uno spazzolino per Sabrina,
Del pane senza glutine per Gabriele e Maurizio, puoi levarlo? Grazie. La pellicola. Ok. E poi dell'affettato, arrosto di tacchino, il cotto di tacchino con olive e poi qui sotto c'è l'arrosto di petto di pollo. All'Eurospin. Ah, no, e poi abbiamo preso anche 8 confezioni di acqua. Quella da 2 litri della marca. Puoi guardare che marca è che non vedo da qui. Sono un po' accecata. Ginevra. Ok, della marca Ginevra, quella rosa. E niente, quindi all'Eurospin ho preso tutte queste cose qui. Adesso metto via e vi faccio vedere che cosa ho preso da Wawa. Che tanto sono quattro cosine e quindi ve le infilo qui in mezzo. Ok? Allora, ho preso questo della marca Brilla, estensivo leggerevole per arrivare ovunque, kit Speedy Plus, c'è cioè un attrezzo, un piumino e un ricambio, e poi ho preso 10 ricambi Speedy che per spolverare anche in alto così non ho più scuse. Poi una spazzola. Allora, volevo cercare di dirvi i prezzi, ma l'attrezzo Speedy l'ho pagato 2,90 euro, mentre i ricambi 2,20 euro. Poi ho preso delle tovagliette, queste qui sono in plastica, ecco è caduto. Ne ho presi di quattro colori diversi e le ho pagate 0,90 centesimi l'una. Poi ho preso un filtro per cappa perché dobbiamo cambiare. Proprio la cappa e in quell'altra non c'è il cioè era da sostituire, perciò l'ho preso nuovo, l'ho pagato 1 euro. Probabilmente dovrò tagliarlo perché l'altra è più piccola. Poi ho preso una beauty blender per Giorgia, 2,50 euro. Poi la spazzola per i capelli 2 euro. Poi ho preso questo cavo, qui è fatto così in pratica, si ha tutti e tre gli attacchi. Siccome noi in casa abbiamo tutti e tre gli attacchi, ho voluto prenderlo e l'ho pagato 4,90 euro. Poi ho preso la crema depilatoria spray che ha anche la palettina. E 5,49 euro. Poi ho preso un po' di penne per i bambini, le Replay per Gabriele e Sabrina, e invece le altre, queste qui a punta lunga per Manuel e Giorgia. Poi le strisce depilatorie per il viso che ho pagato anche queste 5,49 euro, sempre per Giorgioina. Un pettine. Ho pagato 1 euro. Il Dove, il deodorante Dove che ho pagato 1,69 euro. I sacchetti per la spazzatura sono profumati e sono quelli per l'indifferenziata. €0,99. Poi ho trovato queste salviette, c'erano quattro profumazioni: aloe vera, olio d'argan, poi camomilla e poi alla rosa. Queste qua costavano 1,19 euro. Poi, che non vedete qui, ho preso anche due guanti da giardino bianchi da mettere così quando vado a fare la spesa. Solo che sono in cotone, tengono un caldo che non vi dico, ma vabbè. Perché anche quelli lì usa e getta, quelli monouso, non li avevano, li hanno finiti. Vabbè, quindi, e quei guanti li ho pagati invece, anche se non li vedete, ve lo dico, 90 centesimi il paio. Niente, quindi queste sono le nostre spese pazze di questa fase, diciamo, 2 inoltrata.
E ho preso cose che comunque, vabbè, a parte la spugnetta per Giorgia che la voleva già da un po', queste cose, le salviette mi servivano, le penne ai bambini anche, e niente, ho preso un po' di cosine e niente, adesso noi andiamo. Allora, ho fatto un saltino di nuovo all'Eurospin perché mi ero dimenticata l'olio, ho preso sia quello d'oliva che quello extravergine. Intanto ho preso il grana padano DOP per Pia, poi i biscottini, questi qua alla vaniglia e questi qua normali della Dolciando e questi qui sempre della Dolciando ma quelli senza glutine per Gabriele. E poi ho preso questo set di teglie perché siccome avevo preso questo ma non mi funziona perché praticamente si è storto qua nel bordo e quindi mi esce, ne ho trovate a 10 euro e l'ho preso. C'era questa qui tipo da crostata che prevedo già un sacco di ricette interessanti e poi questa a ciambella e poi sotto c'è il piano per fare la teglia normale. Mi sono piaciute perché sono di questo verdino acqua. Comunque, volevo farvele vedere. Ciao e benvenuti in questo nuovo no, giorno e basta. Perché vedrete questo video attaccato alla spesa che ho fatto praticamente la scorsa settimana. Però, visto che ormai l'ho girata, volevo farvela vedere. Anche per farvi vedere come mi sto regolando con la spesa settimanale. È vero che certe cose le abbiamo ancora, però appunto per farvi vedere cosa compro. Adesso stiamo andando all'Eurospin, e qui c'è Giada qui con me, la mascherina ce l'abbiamo, questa qui è quella che ci ha portato il comune nuova, a me mi sta un po' grande, ma È fatta in tessuto tutta vabbè. Eh sì, bianca. mi sta per... Ah, mi sono messa un dito in un occhio. Mi sta però un po' grande in confronto a... Infatti mi sa che quella lì l'hanno portata per il papà. Comunque adesso la levo, tanto non mi serve. E niente, quindi andiamo a fare la spesa. Abbiamo appunto ancora delle altre cose, tipo cereali, così. Tipo cereali intesi come bulgur, queste cose qua che ho preso l'altra volta. Devo anche riuscire a lavarmi i capelli perché fanno schifio. E Sono volevo farmi bianchi. fare da Giorgia una tratina. Sono cresciuti tantissimo i capelli. Mamma, però sono oliati. Eh sì, perché sono sporchi. Devo lavarli. Apriamo un goccettino perché io sto morendo di caldo. Poi si sento delle gocce e te lo dico. Perché il cielo è nero, non è bello oggi. Stamattina è abbastanza bello. Infatti ho fatto andare Giorgia su Stenne. Ma C'era un po' adesso. di sole Ma adesso è stamattina nuvolo. Non mi sono dimenticata della sfida della pentola d'oro. Anzi, vi lascio questa domanda qui, dovete rispondermi, per piacere, ovviamente. Praticamente dobbiamo scegliere come seguire queste ricette, come scegliere queste ricette, perché ok che le andiamo a fare tutte, però io so già che se vado io così a scegliere, prima scelgo quelle che mi piacciono di più. Di conseguenza, quelle che mi piacciono di meno le lascerei per ultime e sarebbe un grosso
Cioè, sarebbe brutto, anche se ho notato che ci sono tanti piatti che normalmente non cucino, ad esempio le lumache, perciò quando arriveremo a quel punto poi deciderò da farsi, perché per quanto io vorrei appunto cucinarle tutte, le lumache, ecco, sul coniglio posso ancora scendere a compromesso, ma le lumache proprio, quindi sappiate che ci sono tre o quattro modi per fare le lumache e sicuramente quelli lì non li faccio, ma perché non mi piacciono e quindi non ci penso Non gli proprio. piacciono le lumache, cioè, Magari le faccio fare a mia nemmeno a me sorella. piacerebbero. Se mia sorella voglia, magari la facciamo fare a lei, visto che l'altra volta ho visto che la mia zia gliela date e la fate mangiare a Luca. Io non ci penso proprio minimamente. Lei ha fatto. Quindi magari le facciamo fare a lei. Comunque dovete scegliere, dirmi cosa preferite. Se preferite che scegliamo la ricetta per lettera, vi lascio qui in mezzo tra me e Giada la schermata delle ruote che ho creato per scegliere praticamente. C'è per lettera, c'è per calorie, quindi le ricette sono divise in base alle calorie che hanno. E poi tempo di Proprio dove cottura. c'è Per quel sedile, tempo di vi lascio. cottura. Quindi voi fatemi sapere di sotto nei commenti come preferite che peschiamo, diciamo, le ricette. Ok? Adesso noi continuo a guidare, così almeno arriviamo presto all'Eurospin e ci vediamo dopo. Mi sembrava che era Allora, intelligente. abbiamo finito di fare la spesa. Abbiamo preso un po' di cosine. Però non così tante come le altre volte. Ora abbiamo preso un po' di meno di roba. Perché mamma stai zitta? Stai parlando tu? Ti facevo Infatti, parlare. siccome abbiamo preso poca roba e non tanto come le altre volte, questo video non sarà lungo come tutti gli altri, che certi durano 100 ore, certi durano 2 anni, certi durano un minuto. Questo dura più lungo. Mi cade il giubbotto di pelle. Questo dura, cioè, un minuto. Qualche orettina sui Ma cosa stai capelli. dicendo? Che qualche ora. Comunque vi lascerò come sempre lo scontrino in fondo al video perché purtroppo non riesco a cioè, non riesco a mettervi i prezzi sopra perché veramente facendo spese così grosse è veramente Riesce. estenuante poi montarlo, cercare tutta la roba. L'altra volta ci ho messo 2 giorni per montarlo, tanto per dirvi. Quindi vi lascio lo scontrino in fondo al video. C'erano Come delle tutti belle. gli altri. Sì, c'erano delle belle offerte e in tutto ho speso 680 euro. non mi ricordo se 182 o 686. Comunque abbiamo preso un sacco di roba, tanta carne, verdura, frutta e niente, comunque la spesa per una Vi posso dire una settimana. cosa, ragazzi, non lo dite a nessuno. Abbiamo preso anche l'anguria che non c'era. Cioè, sì, nella frutta abbiamo preso l'anguria. E niente, quindi adesso vediamo un po' di costare tutto, ma principalmente ho deciso di tornare, cioè facevo le spese grosse proprio perché c'era questa cosa di uscire il meno possibile, di conseguenza ho detto allora facciamo spese grosse per 3 settimane, 1 mese, e così non dobbiamo uscire spesso. Ma adesso obiettivamente, anche se usciamo una volta a settimana per fare la spesa, la cosa diciamo che mi sembra che sta andando migliorando, cioè che sta migliorando, no? Quindi, e poi anche perché sinceramente io ho fatto uno sforzo, ma far stare spesa per 3 settimane in questa cucina è come andate a sparare in testa.
perché essendoci uno scomparto ancora per Pia e uno scomparto per la roba di Gabriele, la roba per noi, cioè lo scomparto è veramente poco e per me c'è anche comunque tutta la roba in generale. Di conseguenza devo spargerla un po' di qua e un po' di là e non mi piace. Perciò ho fatto uno sforzo perché era un'emergenza e bisognava fare così, bisognava collaborare tutti. Però adesso che le cose stanno andando sempre meglio, volevo appunto ricominciare a farla di settimana in settimana, anche perché adesso anche Maurizio, chi ci segue su Instagram lo sa, ha iniziato a seguire il programma Empowered Woman, come seguo io, e cioè, si è iscritto anche lui a questo progetto, che è veramente un progetto fantastico di cui vi vorrei parlare, però diciamo che adesso non mi sembra proprio il momento ideale. Comunque è un progetto sul benessere, sia fisico che mentale che alimentare. Vi lascerò qui sotto nell'info box il link per contattarmi direttamente su WhatsApp. Comunque in pratica è appunto un programma a 360 gradi dove siete seguite sia sull'alimentazione che sul workout che sull'integrazione, integrazione completamente naturale per quanto riguarda gli integratori che prendo io, che vi ho già fatto vedere. E poi ci sono le proteine che sono vegane e niente, sono anche senza glutine, per quello che comunque ho iscritto anche Maurizio a questo programma, perché così questo sia un bel nonno, forse non è, sì è il nonno, che Sam appunto che le può prendere anche lui, perciò l'ho iscritto, e perché sono appunto senza glutine. Gli integratori, come vi dicevo, sono completamente naturali, ci sono quelli di verdura, di frutta, le bacche, e poi prendo anche gli omega, io sono omega 3, 5, 6 e 9 mi sembra, e devo dire, io su me stessa ho notato un grossissimo miglioramento. Sì, ma devi stare seduta composta, tu non fare come fa il nonno che fa il pazzo. Ma io non faccio la perché pazzo. Si ferma? Perché devi... perché vuole che mi fermo anche io? No, perché vuole sicuro vuole parlare con te. Aspettate. Si vuole parlare con te. Voleva che mi fermassi. Fammi aprire. Perché c'era la ghiaia. E niente, quindi niente, sono mamma, io, non deve girare verso di lì, no, noi dobbiamo andare a casa nostra. Io sto tenendo dei grossissimi benefici, sto aspettando un attimino a cioè a farvi vedere come sta andando a me, perché sto aspettando, cioè comunque ho iniziato a gennaio ed ero arrivata a un buonissimo punto. Poi è iniziata questa quarantena, ho cercato di tenere duro, ma un po' mi sono lasciata andare, di conseguenza la mia pancia è gonfiata di nuovo, non come quando è iniziata a gennaio, ma comunque un pochino sì. Quindi da una settimana a questa parte mi sono rimessa di nuovo linea, diciamo. Qualcuno papà ti sta chiamando, aspettate. Praticamente mi ha chiamato mio papà dicendomi che devo andare un attimino a casa sua perché ha visto mentre era dietro che ho le gomme sgonfie e quindi se una davanti così, se una dietro, quindi me le gonfia un attimo, perciò passo da lui e poi andiamo a casa a svuotare la spesa. Comunque io vi lascio il link sotto se mi volete contattare per avere maggiori informazioni sia sul programma che sulle proteine vegane senza glutine e sugli integratori. Io non voglio che papà dopodomani se ne va a lavoro. Vi spiego perché papà è stato a casa oppure la mamma ve l'ha già raccontato? No, gliel'ho già raccontato. Ok.
perché non sapevo che era vecchia, era caputo. Il nonno abita lì, dove c'è quella casa rosa. Sì, ma tanto non si vede la casa. Devi stoppare per vedere. Abbiamo preso i gelati, questi qui della Dolciando, 12 con i con panna, erano in offerta a 2,99 euro. L'hai messo in ultra. Poi le pizze ne abbiamo prese 5 confezioni, che tanto ce ne sono 2 per ogni confezione, per stasera, perché mangiamo la pizza tutti quanti. Maurizio ha impastato per loro senza glutine, e per noi invece, siccome appunto ero a fare la spesa non potevo impastare, ho preso queste qui surgelate. E naturalmente abbiamo preso anche i cornetti senza glutine, sempre della Dolciando. Questi qua non erano in offerta, però se prendo gelato per noi è giusto che ce l'abbiano anche loro. Poi abbiamo preso anche della carne, adesso ve la faccio vedere bene, e la mozzarella per pizza. Abbiamo preso questa qui, che è la confezione grande, che costa 4,89 euro, e niente, da un chilo, e appunto per fare la pizza, ecco, la diamo a Sabrina così ce la infrizzerizza. Poi ho preso, sì, no, in frigo. Poi ho preso 6 confezioni di albume d'uovo pastorizzato da allevamento a terra, e questo qui scade il 24 giugno, e niente, ci serviva. Ho preso le uova fresche, queste qua grandissime, 6 costavano 1 euro e qualche cosa, non me lo ricordo, e quindi niente, le altre non c'erano, e perciò ho preso queste qua, giusto per andare a rimpinguare le uova che avevamo già a casa. E poi ho preso 2 di latte per Pia. Maurizio ieri, che è andato dal dentista, ne aveva già presi 6, io ne ho presi altri 2 oggi, così per tutta la settimana e forse anche un pochettino di più Pia, per quanto riguarda il latte, è a posto. E poi ho preso 6 bottiglie di passata di pomodoro, queste qui delle Delizie del Sole, era in offerta a 0,39. Invece il latte, questo qui dal 12 mesi, il latte numero 3 di crescita, delle prime pappe, che è con vitamine A, D, E, K, B1, B2, biotina, acido folico, B12 e C, con ferro e zinco, e costa 0,99. Invece l'albume non me lo ricordo, le uova neanche. Quindi se mi ricordo un pochettino i prezzi, quelli che non mi ricordo, c'ho comunque lo scontrino in fondo. Come carne ho preso gli hamburger di pollo, ne ho prese 4 confezioni. E poi invece ho preso 4 confezioni di questo qui, di bovino, e sempre 4 confezioni. Poi ho trovato questa confezione famiglia che ne contiene 7, e questa qui è 1,36 kg e l'abbiamo pagata 4,13 euro. Poi sempre un'altra 4,10 euro. Un'altra ancora 4,21 euro. E poi invece queste qua sono sovraccosce, 5,12 euro. E come vedete ce ne sono anche qua 7. Tieni, signorina, 6 brini. Poi ho preso i del petto di pollo a fette, 2 confezioni. Una sta a 3,35 e l'altra 3,53. I numeri erano al contrario. Ecco qui, tieni.
Poi ho preso anche un pochettino di lonza, queste qua di sottilissime, e mi piacerebbe farci degli involtini, vediamo se ci riesco. 1,85 euro, 1,73 euro, 1,75 euro, 1,80 euro, 1,80 euro e 1,94 euro. E poi ho preso del macinato, vabbè, per ragù, ma io lo userò anche per fare le polpette di bovino adulto, 1,77 euro, 2,21 euro, 1,87 euro, 2,04 euro, poi 2,01 euro, 1,82 euro, 2,09 euro e 1,75 euro. Allora, poi ho preso questa benda, la benda autoaderente e le compresse di Guard Sterili perché mi servono per le unghie di Sabrina, perché purtroppo ha le verruchine e quindi vi dobbiamo mettere una crema apposta e boh, basta, per cercare di fargliele passare. Poi ho comprato molti tipi di pane, ho preso l'American Sandwich, poi il pan bauletto di grano duro, il pan bauletto normale, il filone di grano tenero, questo qui spicchi di grano 100% farine italiane, poi questo qui sempre spicchi di grano, filone multicereali con semi di lino e girasole. Poi in offerta c'era il pan bauletto di Camut dell'Amo Essere Biologico e siccome non l'ho mai assaggiato ero curiosa, l'ho preso. Poi un pan bauletto 8 cereali e soia, due filoni a fette con farine di segale e poi un pan di segale. Come pane ho preso questi qua. Poi ho preso della frutta secca, ho preso le nocciole, queste qui sgusciate, tostate, pelate, due pacchetti di noci sgusciate perché erano in offerta 0,99 e poi un pacchetto di mandorle sgusciate e pelate. Poi un acetone perché l'hanno finito, dei lamponi. Il tonno al naturale, uno, perché appunto stasera facendo la pizza se qualcuno ce lo vuole mettere, e il tonno, questo qui al peperoncino, cioè quello piccante, il gorgonzola dolce. Poi come affettati ho preso 4 di arrosto di tacchino, 2 di arrosto di petto di pollo, 6 di prosciutto cotto scelto, 2 confezioni di ricotta perché volevo fare praticamente le simil Kinder fetta al latte, però sono fit, che vanno bene anche per me e quindi anche per i bambini rimangono più leggere e volevo provare a farle. Non so se ho tutti gli ingredienti, in realtà mi ricordavo che ci andava la ricotta e adesso vediamo se ho tutti gli ingredienti. Poi ho preso un grana padano DOP comunque per le pappine di Pia. E adesso passo a farvi vedere la frutta e la verdura. Poi ho preso due barattoli di maionese, questa qui sempre Delizie del Sole che è senza glutine, una confezione di olive nere denocciolate, poi ho dovuto prendere le olive giganti denocciolate perché le altre che erano in offerta non ce n'erano più. Poi ho preso un bel sacchetto da 2 kg di mele, il sacchettone da 4 kg di patate, le zucchine, una bella sacchettone di banane, ci sono più o meno 3 caschi, poi 2 sacchettoni di pomodori e un'anguria, che poi vi farò sapere com'è, e adesso ce ne sono altre. Poi ho preso dei pomodori rossi, delle barbabietole rosse, due, perché volevo fare l'hummus di barbabietola, dei cetrioli, delle pesche a cui Sabrina è allergica e non le può mangiare, nemmeno Gabriele, però, se
e mangiamo noi altri, delle albicocche, delle melanzane, perché per la prossima settimana da portarsi dietro per Maurizio, volevo fargli la parmigiana che a lui piace, a me non piace, quindi non la faccio, cioè non è che non mi piacciono le melanzane, ma... E per finire dei peperoni gialli. Allora, io spero che questo video un po' così miscugliato vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Mi raccomando, attivate la campanellina per non perdervi i nostri prossimi video. E volevo ringraziare tutti i nuovi iscritti. Grazie veramente, stiamo crescendo velocissimi. Quindi un grazie veramente a tutti quanti voi. E noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!